E ragazzi, adesso, prima di proseguire con la storia principale, andremo a completare quattro missioni che fanno parte del contenuto aggiuntivo, pagato 5 euro, che tra l'altro mi ha dato in dotazione questa tenuta bianca, la White Hat, che vi devo dire non è per niente male. Comunque andiamo a vedere cosa vogliono, contratto esclusivo. Speriamo che non sia troppo presto per farli. Comunque si chiama CTRL, ovvero Control. Quello della tastiera. Abbiamo una proposta. La multinazionale senza volto Ueni e il suo corrotto dirigente dal ricco Pacadute meritano una lezione. Non sarà facile, ma ne varrà la pena. Ho visto quel tizio in TV. Ho cambiato canale. Insieme possiamo detronizzarlo. Ma dobbiamo accedere al sistema dell'Umini. Quindi ci servono i dati d'accesso. Sappiamo da dove puoi iniziare. Quando li avrai rubati, ti dirò dove caricarli. Raga, un attimo. Sì, c'ho l'insegna del nome che sta dando un po'... Perché ho attaccato la live adesso. Sta dando un po' di problemi. Comunque, 103 metri hackera. Partiamo normalmente, poi vediamo cosa ha in serbo per noi. Comunque, ripeto, queste non sono missioni che trovate nel gioco. Le trovate solo se comprate i vari pacchetti. Sono, credo, 5 pacchetti da scaricare. Due costano 5 euro, uno costa 7, uno costa 15, uno costa 20. 20 è il season pass, ovviamente. Allora, per arrivare lassù mi serve una telecamera. Qua del blackout me ne faccio poco. Però, insieme alla telecamera, in realtà posso usare anche un ascensore, volendo. Non è male come idea. Perché, appunto, mi permette di arrampicarmi qua. Speriamo di non essermi messo nella merda. E io posso hackerare con tutta tranquillità. Oh, non c'è limiti di tempo, vero? Oddio, ok. Allora, li deve arrivare da qua. Bel dito in culo questo, ragazzi, eh? Bel ditino nel culo. Ok, forse così. Ce l'ho. Forse così. Sì, poi. Ok. Ma questo c'ha bisogno di corrente. Forse Sì. Sì. Madonna, che calvario, raga. Thank you.
Ce l'ho. Yes. Madonna, ragazzi. 5 minuti ci ho messo. Ok, tanto riduciamo lo zoom. Poi vediamo cosa c'è. Hackerare questo. Non abbiamo molto tempo. Passerai in ufficio, prenderai i codici e ci raggiungerà. I dati sono in movimento. Devo sbrigarmi. 18 metri hackera, ma non mi pare tanto 18 metri. Ok, il bersaglio è tipo in culo. Segue il bersaglio per rubare i dati. Vabbè, quello che di solito si fa nei contratti da fixer. Allora, intanto, prima cosa, ho bisogno di una macchina, quello pacifico. Evitiamo che chiamino la polizia. Prendo questa, buona. Il punto è, dov'è sto tizio? In culo. Tipo in culissimo. E io credo che anche si stia spostando, perché a vederlo così, ragazzi, mi sa. Scusa, meno male non mi ha dato civile ferito. Si deve essere spostato? No, in realtà, a differenza di GTA, il GPS continua a seguire la meta. Il bersaglio è quello che è. Non è una cosa da poco, perché a GTA tipo si interrompe. A volte lo devi continuamente aggiornare. E nell'online questa cosa dà fastidio. Perché nell'online, ragazzi, sei sempre lì. Magari alcuni tipo vanno velocissimo, devi sempre aggiornare, poi il gioco non si può mettere in pausa. È un po' una rogna. Invece qua, raga, buono, cioè buonissimo. E mi sa anche che stia camminando parecchio veloce, no, scherzo. Recupero dati. Si è accorto. Va bene, non c'è problema. Diciamo che una macchina un pochino più veloce non avrebbe fatto schifo. Cazzo quanto corre. Sapevo che questa macchina non andava bene. Sono un coglionazzo. Ma un coglionazzo proprio, eh. Ok, vi dico già che sarà inutile aprire ponti, alzare dissuasori. Tanto non servirà a niente, perché lui hackererà tutto esattamente come faccio io. Guarda, visto? Inutile. Vai, vai lì, vai. Eccoli, Vistrua, eccoli. Merda! Ok, qualcuno l'ho fatto fuori. E anche qualcun altro, forse, sì. E andiamo. Ok. Tre veicoli neutralizzati tipo in 10 secondi. Perfetto, non l'ho mai fatto. Bellissimo. Diciamo che qua il download dei dati è molto più lento rispetto al solito. Rispetto ai contratti da fixer che abbiamo fatto. Accelera, che c'è il limite di 35 metri. Che palle. Siamo ancora al 62%, raga. Finisce più. Sì, vabbè, zio, ma mettiti razzi al culo a sto punto. Vedi, bastardo? Vedi? Vedi? La sua macchina neanche ammaccata. Finisce più sta storia. Vabbè, beh, bene così. Ho contenuto che ho pagato. E quindi si è un pochino più, diciamo, complicato. Ha senso.
così ti devi fermare per rallentare. Insomma, si deve rallentare insomma, per aprire. Beh, avete capito, ok? Ha dovuto rallentare per aprire i dissuasori. E qua tu mi stai fornendo un assist meraviglioso. Ok, via dall'inseguimento. Non ho batterie per i dissuasori. Bellissimo. E mi hanno già acchiappato, incredibile. Buono. Fuori. Godo. Mi serve un altro veicolo. Ok, non possono riprendermi. Non possono. Non possono davvero. Cioè, sarebbe troppo pagliaccioso mi riprendessero. Ecco i rinforzi. Chiamali i rinforzi, va, che tanto sono già fuori dal tunnel del divertimento. Oh, ed eccoci qua. Beh, easy peasy in ciabatte proprio. Sono 4 missioni del contenuto aggiuntivo. Non so se ve l'ho detto all'inizio, ma sono 4. Questa è la prima. E il premio, chiamiamolo così, alla fine delle 4 missioni è uno slot di batteria in più. Che voi direste, ma che cazzo ti serve? Serve, vedrete che servirà lo slot di batteria in più. Non vi preoccupate, che il suo lo farà. Bravo, bravo, veramente bravo. Ok, noi chiudiamo la porta per sicurezza. Vabbè, raga, è un contratto da fixer questo, cioè palese. A palese, è un contratto da fixer. Control completata. Ma era un contratto da fixer nudo e crudo questo. Va bene, va bene. Ottimo lavoro. Quei codici sono solo una parte dell'accesso di sicurezza. Ed ora messi in scena, ma la prudenza non è mai troppa. Quando sei pronto, il prossimo partito. Benissimo, 4.000 dollari aggiuntivi. Benissimo. E ragazzi, seconda missione del contenuto aggiuntivo dopo CTRL completata. Sarebbe Control. La parte scorsa andiamo a questo contratto esclusivo, il secondo di 4. Del contenuto White Hat. La scorsa era praticamente un contratto da fixer a pagamento mio, perché così è stato. Vediamo questo. Alt. Ci servono altri. Al terzo sarà Kanch per forza. Perché ce l'avete tanto con la Umeni? Gli ex ingegneri Umeni marcivano in prigione mentre i pezzi grossi guadagnava miliardi di dollari. Vogliamo pareggiare i conti. E alcuni di loro sono entrati nel DedSec. Capito, troviamo i prossimi dati. Benissimo. Localizzazione bersaglio. Un altro scaricamento dati. No, dai, su. Ingegnati un pochino. Intanto, ecco, esatto. La macchina che ho ordinato dal meccanico, questa qua non l'ho pagata, giuro, è questa qua. Allora, io mi stavate facendo in chat delle domande, no? Madri, ma sei a favore o contro i contenuti a pagamento, DLC, cose varie? Ma io sono a favore, a super favore. Anzi, sono più a favore di quello piuttosto delle microtransazioni, tipo i food coins, che spendi 30 euro e trovi 3 contratti, come ha detto Zano. Non ci si può sbagliare. Se il contenuto è bello e vale i soldi che te lo fanno pagare, cosa che purtroppo non è sempre così, cioè a me sta benissimo, ma ben venga. Ma se devo dare 150 euro per un contenuto aggiuntivo, ma è un contenuto della Madonna, io li do, ma lo compro anche 2 volte. Cioè, per ora questi li ho pagati 5 euro. Sono contratti da fixer praticamente, perché alla fine sono contratti da fixer sotto mentite spoglie. C'è la skin, c'è un'abilità in più. Ma va bene, sti cazzi, 5 euro. Ecco, se me lo facevano pagare 20 euro, ma anche 15, avrei molto storto il naso.
ma per 15 euro c'è un DLC di 8 ore. E allora lì ha senso. Bisogna sempre valutare, ragazzi, bisogna sempre... come dire, dare il giusto peso alle cose e il giusto prezzo ai contenuti. Comunque, ecco i nemici. Come li abbiamo fatti fuori prima, non trovo problemi a farli fuori anche adesso. Se mi muove la telecamera, però, cioè, io ho perso il contatto. Esploso una tubatura. Sti cazzi. Ho preso l'abilità per quello. Fuori un altro. Forza, prendetelo. Porca troia. Fatelo fuori. Ma non c'è un modo per premere un tastino e neutralizzare le macchine, eh? Non c'è, vero? Anzi, io il contratto scorso l'ho trovato anche più semplice rispetto al solito. L'unica differenza è che a scaricare i dati ci mette di più. Tanto sei palesemente impantanato. E allora devo fare così per forza. Vai, monta in macchina, vai, vai. Tanto mi recupera perché hanno delle macchine velocissime, tipo 91%. Ok, lo posso tirare in acqua volendo. Ah, va sulle rotaie. Non scendete, iniziate a sparare perché sennò vado in crisi. Ok, buono. E che cazzo l'ha visto il sasso, raga? Cristo, dove cazzo è? L'ho perso. Oh. Tra un po' l'ho perso anche io. Ok, ho provato la macchina Muscle, ma niente da fare, bocciata. Bocciata a pieni voti. Lasciamo perdere. Non è assolutamente fatta per andare fuori strada, ma io non potevo saperlo. Porca puttana. Perso l'occasione. Lo prenderò prima o dopo, cheat. Ti prendo adesso. 911, dichiari l'emergenza. Sì, mandate subito la polizia. Ma che ho fatto per meritarmi la polizia? Te stai scherzando col fuoco, Ciccio. Te stai scherzando col fuoco. Aspetta. Stai scherzando col fuoco. Stai sterzando col fuoco. Nemici e polizia all'inseguimento. Una combo niente male, Andategli addosso, forza! Sono nemici questi, cazzo! Via di qui. Buttatelo fuori strada, forza! Spara, coglione, spara, spara, vai, spara. Vabbè, allora, giochiamo? Non lo so. Boom. Merda, non ora, dai, maledetto rottame. Sta cosa che mi gira la visuale mentre sto correndo mi dà veramente nervi. Buttatelo fuori strada. Questo rottame è andato. Fuori un altro. E a posto. Vai. Gira. Niente di diverso da quello che di solito facciamo. Punto abilità ottenuto, ma ne abbiamo due, quindi la impigliamo nel culo. Oh, sì. Vabbè, adesso che ho sbloccato l'abilità di poter far saltare i tombini, tutto molto più easy.
Vedrete poi le fughe dalla polizia a quelle serie. Con questa abilità qui c'è stato tipo un super gioco da ragazzi. Già me lo immagino. Già ce penso. E siamo arrivati. Chiudiamo la porta, anche se tipo non ce n'è bisogno, ma vabbè. Poi non la chiudono. E Alt dovrebbe finire qui. All right. Che bella macchinina che c'è. Eccellente. Lo sai che il filtro vocale ti fa sembrare cattivo? Siamo ciò che dobbiamo essere. Prossimo pacco aspetta. Evita le scansioni del sito S, non è finita. Beh, dovrebbe esserci la gem. Esserci la gemcom. Eh sì. Vabbè. Scansione sito S è impazzita, un attimo. Civile ucciso, mi spiace. Ok. Via. Anomalia nella stazione di Dio, ecco un attimo. Diciamo che non è proprio il punto migliore, l'isola migliore per fare questa cosa, però vabbè. Ok, sono fuori dal giro, sono fuori dal giro, forza. Sono ancora rimasti là, forse. Beh, non fatemela sudare così, dai. Credo che le sto finendo ste gemcom, che palle. E falla finì, dai. Centrale a tutte le unità. Godo. Ok, Alt completata adesso. Missione completata più 250 XP. Bene così. Bene così. Immaginavo non fosse finita. E ragazzi, terza missione su 4 del contenuto aggiuntivo. Dopo Control Alt ci sarà Canch, per forza. O per forza di cose, se no non si spiega. Figa. A parte ci posso andare in macchina, perché così poi la ritrovo almeno. Se no non so dove l'ho messa. Perdonatele questa mia disabilità abbastanza grave. Comunque qui. Contratto esclusivo numero 3. Canch, sapevo. Nuovo bersaglio, nuovo set di dati di accesso. Comunque, l'Aumeni ha infiniti. Oh, arriva qualcuno. Esci da lì. La polizia e l'inseguimento. Ho fatto benissimo a prendere la macchina per le fughe. Fatto benissimo. Oh, finalmente qualcosa di serio. Comunque tre quadratini già experienced. Ah, sti bug. Non ci sono cascati, bellissimo. Qualcuno sì invece. Alziamo il ponte.
Sinistra. Abilità di Franklin. Ecco, diciamo che però rispetto all'abilità di Franklin va un pochino piano. Beh, forse mi stanno perdendo. Forse. Ultimo avvistamento del sospetto a un isolato da qui. Sparito. Controlliamo ancora. Godo. Sì, centrale, restate in attesa. Continuiamo a cercare. E dai. Ah, adesso arriva la parte tutta uguale. Scaricare i dati. Ok, ci posso passare anche da qui, va bene. Comunque, raga, a volte mi chiedete: ma perché porti Watch Dogs? Perché? Perché ci manca GTA? Ragazzi, GTA l'ho portato tutto. A parte le missioni secondarie che mi mettono una noia. Ci sarebbe GTA la trilogia? Sì. Ma mi fa schifo. Cioè, è un reskin bruttissimo. Cioè, il contenuto deve piacere anche a voi, ma prima deve piacere anche a me. Cioè, porto Watch Dogs perché almeno è un contenuto originale. È un contenuto, posso chiamarlo anche quasi di nicchia, perché non è giocato da tante persone. E per me è molto divertente. E mi trovo molto di più a fare intrattenimento qua piuttosto che su missioni secondarie di GTA o su videogiochi tipo Starfield, giochi che non conosco. Ecco, ecco spiegata la mia situation. Comunque, scaricare qui. A sto coglionazzo. Madonna quanto cazzo corre. Ha fatto bene a prendere la macchina così, eh. Madonna quanto ha fatto bene. Ok, questa volta mi pare un pochino veloce o mi sbaglio? Cioè un pochino più veloce. Più che altro riesco a stargli a passo con sta macchina qua. È tutta un'altra cosa. Ma perché cazzo ho preso la muscle nella missione prima? Lo devo ancora capire. Qualche accelerazione che c'ha. Sì, sì, fai il fenomeno, vai, che tanto ti ricappo subito. Tanto te ci sei rimasto. Bene così. Occhio! Vaffanculo allora. Ok, farò saltare la tubatura. Se me lo permette. Non me lo permette. Ok. Madonna, ti distruggo, cazzo. Neutralizzato. Merda, l'auto è andata. Tanto i dati erano scaricati. Andategli addosso, forra. Godo. Fuggi dai fixer, a posto. Tanto se mi metto a combattere, più ci sto più ne chiamano. Quindi piuttosto me ne vado a fanculo da solo e scappo con sta macchina qua, bella veloce. Guardate com'è. Passo lì, insomma, non è che ci passo. Ci potevo passare meglio, ecco. L'importante è passare da tutti i buchi, da tutti i varchi. Qualcuno? Sì, erano un doppio senso, ok? Non prendetevela con me. Era un super doppio senso. E comunque, fermiamoci. Finita. Manca l'ultima parte, quindi ragazzi, se la prima era fuggire, cioè scaricare e fuggire, la seconda era scaricare, fuggire, evitare le scansioni, la terza era fuggire dalla polizia, scaricare e fuggire, e la quarta sicuramente aggiungeranno qualcosa. Però ci sta, ragazzi, ripeto, contenuto, l'ho già detto nella missione precedente, 5 euro sto contenuto, prezzo onestissimo, né tanto né poco, cioè ma va bene, giusto, basta.
Ripeto, ci sono quei DLC che costano 40 euro, 50 euro. Quasi quanto un gioco intero. Fanno schifo al cazzo. Attenzione perché non è finita qui. E invece sì, è finita qui. Prendersi l'acqua, magari la bottiglia piena. Sei il nostro tipo. Quello che non fa troppe domande e guida con un passo. Meriti il nostro rispetto. Ci inchiniamo a te. E ti ringraziamo per l'aiuto. Ci fido. Vuoi unirti a noi per la festa? Per forza. E rimane, ragazzi, l'ultimo contratto aggiuntivo. E ragazzi, siamo arrivati all'ultimo contratto aggiuntivo, anzi esclusivo, su 4 su 4. E alla fine di questo avremo uno slot in più di batteria. Finisce qua praticamente il contenuto che ho comprato stamani, che ho scaricato e buona. L'Aumeni crede di potersi nascondere dietro un travestimento urbano, ma sappiamo dove tengono i server. Ci servono le tue abilità. Utilizzeremo i dati di accesso che hai ottenuto, ma manderanno dei mercenari a bloccare il nostro attacco. Tu dovrai fermarti. Sei con noi? Sì, iniziamo. Ah, parla finalmente. Ah, questo è palesemente un covo della banda. Inaspettatissimo. Elimina tutti i nemici. Cioè, non uno, tutti. E tra l'altro mi sa pure che sono tutti belli armati. Nessuno può esplodere? No. Ok. Direi che forse il primo da dove cominciare è quello sul tetto. O lui, non lo so. Mi sta suonando il telefono, quanto odio quando mi chiamano così. Forse, a pensarci bene, telefonata di un quarto d'ora, dopo averci riflettuto, è meglio forse andare su a colpire i nostri bersagli. Forse. Cazzo. Il problema è che c'hanno il casco, capito? That's the problem. Se faccio così? Porca puttana! Non funziona! Ma il problema è che, raga, sono in un vicolo cieco. E lui adesso si muove pure. Dovrei fare fuori lui. Per forza. Qui. Giù. Zitto lì. Buono. Zitto e nuota, nuota e nuota, zitto e nuota, nuota e nuota, zitto. Potevo farlo esplodere. Già. Non ci ho pensato. Lo faremo. Godo. Pare che abbiamo compagnia. Attenzione. Andiamo a trovarlo. Da quella parte. Attenzione. Là. Vieni qui. Niente, niente. Sono lì.
Ma hanno visto. E allora si scappa. Giù. Si va via. Vabbè, due li abbiamo fatti fuori. Sti cazzi. E non potevo fare di più, ragazzi. Non potevo. Perché con sta gente qua non posso veramente fare di più. Non può essere scomparso. Può essere scomparso. Tranquillamente può. Andiamo laggiù. Porca troia, cazzo, no! Forse il destroyer è quello che ci serve. Proseguiamo. Qui tutto ok. Vado a cercare di là. Un'altra parte. Non c'è niente. Controllo lì. Via libera. Vado a cercare di là. Vieni. Boom. Attenti. Cerchiamo ancora. Cerca. Che chi cerca trova. Anzi, chi cerca non trova. Vabbè, senza alcune modalità potenziate mai ce l'avrei fatta, raga. Mai. Qui non c'è niente. Andiamo. Merda. Via. Dall'altra parte. Che sei te il numero? Va bene, l'importante è crederci, fra. No. Sto scappando. E sto scappando. E che palle, però, proprio quando sono lì si nascondono. Via. Tanto ti troviamo. Bello difficile, bello tosto. Via, no, non posso perdere tempo così, non posso. Denaro, ok. Avvicinatevi. Via, di qua. È incredibile come riescono a sapere dove sono. Non puoi nasconderti. Salta. Ok, fuori un altro. Diciamo che non ha tanto caricatore quest'arma qua, però è vero che è anche super efficacissima. Tu bastardo! Guarda dov'era la merda! Guarda dove sei nascosto, non lo puoi prendere, eh! Non lo puoi prendere, raga! E il bello è che non mi toglie neanche proiettili per questa cosa. Ha una gamba, funziona sempre. Va hackerato qualcosa o qualcuno, sono finiti. Buono. Potevi dirmelo prima, no? L'antisom. No. No. No, raga, no. Questo no. Che protegge i tuoi. Ok, preso. Perfetto. Il peggio è andato, forse. Il problema è che ne vedo uno solo. That's the problem. Fuori. Ma si è ammazzato da solo. Cioè, nel senso, uno ha ammazzato il suo amico. Bellissimo. Fantastico, grazie. Il DevSec fa trionfare la giustizia.
Ma me va benissimo, eh. Con la granata ha ammazzato l'antisommossa, sei proprio un cazzo di mito. Mamma mia. Sei un mito, sei un mito per me. Perché sì. E per Bennasser. Scusa, non volevo uscire, scusa. Possiamo chiuderti, spegnerti. Il problema è che se mi tiene qua dentro qualcosa di losco c'è. Non vorrei che mi mandassero altra gente dopo, sapete? '76, '77, dai. Ok, più vicino al computer stai, più presto carica, perfetto. Ok, virus caricato. Ah, il blackout con la polizia. Ma come con la polizia, raga? Fatemi andare via. Controlleremo a ovest della vostra. Il sospetto deve essere in zona. Non mi stanno vedendo? Incredibile. Ma ora mi vedono per forza. Come fanno a non vedermi a piedi, raga? 5 cose di sospetto non mi stanno vedendo. È andata via la corrente. Già, zio, vedo. Vero? Te ne accorgi adesso che è andata via la corrente? E adesso è tornata e mi inculano a sangue, state a vedere. Mi serve quella macchina lì assolutamente. Mi serve. Iniziamo per cercare il sospetto. Mi serve questa macchina. Apriamo il fuoco. Intanto fuori qualcuno. Ci spostiamo per una posizione migliore. No, voglio far fuori l'elicottero prima. Posso? Dobbiamo fermarlo. Ecco, la cosa che mi dà il cazzo, ragazzi, è che io devo girare la visuale per poter fare fuori l'elicottero. Cioè, è una cosa assurda. Devo girare la visuale. Ma non devi neutralizzare, devi disturbare l'elicottero. Va bene, fai come cazzo ti pare allora. Allora, se riesco a far fuori l'elicottero, smette di sparare e magari riesco a utilizzare la macchina per 2 minuti anziché per 1. Se te ogni volta mi propini la neutralizzazione, io apprezzo, però così non spegnerò mai l'elicottero. No, non li neutralizzo, perché a me serve quel cazzo di elicottero. Va bene, ci rinuncio, via. Via, guarda a fanculo, va. No, ma c'è una macchina un pochino veloce, per ora. Io finché non c'ho l'elicottero andato, non posso fare niente. È civile ucciso e tu madre. Un SUV di pattuglia sta inseguendo il sospetto. Fermo dove sei. Vado. Ok, omicidio agente di polizia. E ho capito che ci posso fare. Siete voi che avete scelto di inseguirmi, mica io. Devo solo a fare la missione. Via dritto. Ma ne arriva un altro. Vai, chiappami, forza. Tira le strisce chiodate. Addosso. Vai, vacci addosso. Ok, forse questa potrebbe essere la svolta.
se non mi mandano qualcuno contro potrebbe essere buona. Potrebbe essere buona. L'importanza è di avere una macchina veloce, che praticamente ho quasi distrutto. 948 ad Ava Centrale, rientro. Oh, sei stato coraggioso. Bellissimo. Si sforza di piegare i tuoi segreti. Noi lasciamo il nostro segreto a dormire nella luce, in paziente attesa. Ma ora festeggiamo. Mi raccomando. Come sempre. Ok, spegni. Control. Alt, cance, spegni. Ha senso. Ha sensissimo. 800 XP batteria extra. Come promesso, ragazzi, devo essere sincero. Per 5 euro ste 4 missioni, io sinceramente ne avrei spesi anche 10. Alla fine è stato tutto bellissimo. Giuro. Tanta roba.